Ok, dai, non è male. Cioè, è proprio un po' stile casa nel deserto, no? Perfetto, sei andato a bloccare da solo. Ottimo, va benissimo. Tizio non è importante, guarda. Fa un po' schifo questa cosa. Dire gli possiamo bere l'acqua dal dorso, dalla schiena. Però non importa, dai. Ah, l'ovetto è pronto, pronto. Aspetta. Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Amber the Gamer e oggi finalmente ci costruiamo la base nel deserto! Come potete vedere ci siamo già piazzati un paio di fondamenta, ho deciso di fare una specie di mix tra costruzione in legno e costruzione in terracotta, ovvero con tutto il materiale che ci possiamo procurare nel deserto, quindi con la linfa di cactus, la sabbia, eccetera eccetera. Come abbiamo detto, questa sarà una base prevalentemente di appoggio, quindi non voglio fare niente, assolutissimamente niente di gigantesco. Infatti, un po' di cose non le costruiremo in questa casa. Ad esempio, non voglio farmi il tavolo da lavoro, in quanto sfrutteremo semplicemente il nostro drago spinoso come tavolo da lavoro. Stessa cosa per il mortai, perché ovviamente utilizzeremo i nostri meravigliosi nuovi ecus. Ah sì, nel frattempo ci siamo anche andati a prendere il grifone perché mi sembra che stia meglio in questa base, insomma, mi sembra più il suo ambiente, il suo habitat, ecco. Il grifone è più animale da deserto, no? E anche se no non importa, mi piace così, quindi lo teniamo qua, appunto. Allora, bando alle ciance, vediamo di iniziare con la costruzione. Allora, questa parte sarà tipo una specie di terrazzino, più o meno, vabbè, molto molto brutto, ma non importa. E qui facciamo la nostra piccola base, ecco, ho già sbagliato perché qua ci volevo mettere una finestra, dettagli. Allora, faremo l'ingresso qui al centro, ok. E poi qui ai lati, di qua, metteremo una specie di zona cucinino, quindi con il cooking pot, due fuochi e un frigorifero. E di qua invece una piccolissima stanza da letto. Dopodiché ci saranno tutte le creature qua intorno che ci supporteranno per la questione materiali, costruzioni, eccetera. Allora, qui ai lati chiudiamo, facciamo un ingresso tipo così, ok. Poi di qua ci lasciamo lo spazio per entrare nelle varie stanze. Ok, questa sarà la nostra camera da letto. Ovviamente la faccio comunque alta 2 perché alta 1 mi sembra troppo bassa. E vi dirò, non mi dispiacciono le costruzioni in terracotta, cioè comunque sono carine. Sono un po' particolari, un po' diverse dal solito quantomeno. Anche per non usare sempre la Osocraft, perché comunque mi piace utilizzare i materiali di Ark. Ovviamente dentro il nostro drago spinoso noi abbiamo già messo tutto quello che ci serve. Spero di aver fatto bene i conti con la questione pareti, ma non c'è un problema perché tanto abbiamo raccolto una quantità di sabbia inenarrabile. Cioè proprio una quantità infinita, penso che ce ne potremmo costruire anche 10 di queste casette. Ma stavo pensando che tutto sto spazio per il cucinino, visto che ci dobbiamo mettere solamente due cose, forse non serve nemmeno. Vabbè, non importa, per ora io chiudo così com'era da piano originale, poi eventualmente faremo delle modifiche in corso d'opera. Sì, decisamente con le costruzioni in argilla fanno molto rustico, però sono molto più belline rispetto alle solite costruzioni fatte con i materiali standard di Ark, quindi tipo senza mod, ecco. Non so se possiamo sfruttare anche il tetto in qualche modo, magari tipo per metterci alcuni volatili, tipo il grifone, poi non so se ci prenderemo qualcos'altro in questa zona. Perché mentre sto costruendo? Perché? Vattene! Tizio ti sparo, Bravo, ok? Grazie. Perché ogni volta che stiamo costruendo le bestie devono venire a invadere la zona? Vabbè. Tanto lo sappiamo che lo fanno apposta, lo sappiamo benissimo. Ok, allora, qua una porticina e qua, non so, stavo pensando di fare tipo... Ma se faccio tipo una specie di ingresso... Un po' strano tipo... Aspetta. Allora, finiamo intanto di piazzare qui. Qua metto senza porta, mi sa. Ma sì, non ha senso che ci metto le porte anche di qua, fa nulla. Se poi i fumi della cucina vanno a finire in camera da letto, non importa. Sai che bello addormentarsi con il profumino di cibo. Ecco, non lo so, fare tipo una cosa del genere con il tettuccio basso qui. Una specie di rientranza, quindi chiudiamo... No, aspetta. Chiudiamo per di qua. Ok, poi qua invece rimettiamo il tetto sempre all'altezza di tutto il resto della casa. Ho messo male, Cribbio. Guardalo che deve venire a rompere. Ma stai scherzando? Oh tizio, vattene. Vattene, ti giuro, ti faccio male.
Cioè, ti giuro che non ho voglia di incasinare le bestie, perché se ti sparo si incasinano tutte, ma porca miseria, schiaffi ti prenderei. Dicevamo, dicevamo. Allora, mettiamo una porticina anche lato cucina, così qui ci mettiamo gli ecus e abbiamo un accesso diretto ai nostri mortai viventi. Ah, bellino però, mortai viventi. Vabbè. In sto periodo con le battute facciamo faville proprio, eh. Allora, direi una porticina anche qui. Poi scale dovrei averne fatte... tre, perfetto, perfetto. Me ne servivano due in realtà. Almeno da metterne una qui e una qui. No, aspetta, qua non so se voglio metterci le scale. Stavo scherzando, aspetta, aspetta, aspetta. Forse qua allunghiamo ancora un po'. Sì. E facciamo direttamente una specie tipo qua, una specie di stalla vicino alla cucina, il che è molto igienico. Però per avere appunto un rapido accesso agli ecus. E di qua magari ci mettiamo tipo la fornace, perché quella comunque ci serve. Insomma, non abbiamo una creatura che ci sciolga il ferro qua. Ecco, lì facciamo tipo una cosa di questo tipo, non in legno, mi sa, da questo lato. Forse mi piace mettere il pavimento in terracotta. Sì, sì, di qua mi sa che mi piace mettere di più il pavimento in terracotta. Poi al massimo ai lati faremo qualcosa in legno. Sì, giusto per mantenere lo stile un po' mixato. Ok, dai, non è male. Cioè, è proprio un po' stile casa nel deserto, no? Cioè, almeno a me sembra. Poi qua sopra magari ci mettiamo un vaso se ci sta. No, il grifone! Il grifone! Aspetta, ci starà su una cosa larga 1. No, forse è un po' grande, però aspetta che ci voglio provare, tipo così. Beh, più o meno, no, non ci sta ovviamente, non ci finisce manco dentro, povera bestia. Vabbè, magari ci mettiamo tipo i due avvoltoi. Dai, guarda però, non è male per ora, è piccolissima e come base d'appoggio sinceramente mi piace. È molto rustica, mi piace la costruzione con l'argilla, oh mio Dio che bello. E già che ci siamo, direi di iniziare a farlo. Signore, lei stia lontano. Stia il più lontano possibile da me in questo momento. Ok, di qua mi sa che lo facciamo continuare anche qua ai lati. E di qua di nuovo in legno per ricollegarsi da questo lato. Ma lo facciamo diventare un blocco di legno, così è tutto un pochino più compatto, mi sembra più ordinato. Direi che facciamo la stessa cosa anche da questa parte. E poi qui continuiamo a mettere le nostre basi in terracotta. Tipo aggiungendo un'altra porta qui laterale. Ma scusa, ma il muro qua è messo male. No, sembra messo male solo perché quello con la finestra me l'ha messo tutto strano, ok. Allora, prima di continuare con l'organizzazione della casa, quindi prima di iniziare a posizionare l'arredamento all'interno, volevo metterci intanto in addomesticamento una creatura facile facile e che in questa zona desertica ci dovrebbe essere anche utile utile. Ovvero i serbatoi di acqua vivente. Allora, per fare questo penso che ci risfrutteremo la gabbietta qui. Così ci faccio cadere dentro l'animale e molto tranquillamente lo addormento, lo addomestico, non ho bisogno, devo stargli troppo dietro per evitare che altre bestie se lo mangino. E nel frattempo appunto andiamo avanti con la costruzione di casa. Ok, allora la gabbia ha il tetto totalmente scoperto e quindi possiamo utilizzarla per iniziare a catturarci le bestioline. Allora, quello vicino a casa direi di no perché era un livello 16. Però qua in zona tanto dovrebbero essercene a bizzeffe. Tipo, allora qui ne abbiamo due. Allora, tu sei un maschio 79, mi potresti anche andare bene. E tu un maschio 50, ma ti dirò che il 79 sinceramente mi va anche bene. Salve, vediamo se lo posso prendere con la viverna. Non lo posso prendere con la viverna. Ah, io speravo di poterlo prendere con la viverna. Ok, niente, abbiamo fatto una cacchiata. Ma guarda il pigo Mastax di venire a rompere le scatole alla viverna, ma davvero? Allora, questi se li attacchiamo scappano. Io non avevo voglia di rincorrerli. Riusciamo a bloccarlo in qualche modo, così non scappa troppo lontano? Tipo se riuscissi, ecco, a spingerlo lì nell'angolino. Ok, ok. E ti blocco così. Tu così non ci passi, giusto? Oddio, forse un po' sì, forse un po' sì. Allora, diciamo a Crypto di starsene tranquillo, tranquillo. Ah, ci abbiamo il fucile così rotto. Aspetta, 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 tanto ce n'è un altro qua dentro, Crypto. Ok, perfetto.
Ok, speriamo non si incacchi al punto da riuscire a fuggire di qua. No, 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 no. Dove mi va? No, ma lei doveva rimanere bloccato, scusi, tra la mia creatura. Ma dai, ma davvero? Perfetto, sei andato a bloccare da solo. Ottimo, va benissimo, tizio, non è importante, guarda. L'importante è che tu stia fermo perché non ho voglia di rincorrerti, rischiando di venire attaccati da qualsiasi cosa. Così, se si addormenta qua, rimani in un punto anche abbastanza riparato, dai. Certo, avrei preferito portarlo nella gabbia, dannazione, non mi sono informata prima. Pensavo che la viverna potesse acchiappare qualsiasi creatura, qualsiasi, compreso questo bestione gigante. Invece, giustamente no, giustamente no. E si è addormentato, perfetto, perfetto. Tizio, hai fatto tutto da solo comunque. Allora, fammi raccogliere un po' di vegetazione, che non ci vedo una cipa lipa. Oh, guarda, mi è caduto anche in mezzo ai cespugli, così abbiamo già la pappa da dargli, perfetto. Nel frattempo si è anche fatta notte, non pensavo che costruire casa ci prendesse tutto il giorno. Quindi niente, già che si è fatta notte non ha senso andare avanti con la casa. Per il momento aspettiamo che la bestiolina si addomestichi e poi continuiamo con la base nel deserto. Non vedo l'ora di preparare tipo tutte le stalle per le creaturine, perché voglio fare un po' di cose carine e interessanti. E sinceramente a sto giro non vorrei fare niente della Ozocraft, cioè vorrei usare solamente il materiale che Ark ci fornisce così di base. E ce l'abbiamo anche il morellatopo, morellatopo, non so esattamente come si legga. E si sta anche riempendo d'acqua perché sta piovendo, yeah! Ed è al 4.37 di 7.50, ok. Ciao cucciolo, quindi fammi capire, se io tipo, fammi bere l'acquetta da qui. Ah no, giustamente si sta riempendo d'acqua perché sta piovendo, vabbè, lo testiamo dopo. Allora, per ora ce lo mettiamo nella sfera, poiché non ci vedo una mazza perché ci sono solo foglie e arbusti che non posso nemmeno raccogliere. Però dovrei riuscire a... lo sto beccando, vero? Con la sfera poche... No, forse no, aspetta. Così, ok, così for... No, così, così. Sì, sì, ma non mi spostare con la coda, tizio. Non riesco a infilarti nella sfera poche... Ok, così. Sì, 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 lo stiamo prendendo così. Ok, perfetto. Yeah! Ora, da qualche parte qua dovrebbe esserci però lo zainetto. Fammi togliere tutta sta roba. Dov'è lo zainetto della bestiolina? Ah, ok, perfetto, trovato. Ma allora a sto punto direi di cercargli già una femminuccia. Già che ci siamo, già che ci siamo. Non ci ha neanche messo tanto ad addomesticarsi la creatura. E poi torniamo a costruire casa, assolutamente. Perché almeno un letto per il respawn vorrei piazzarlo, ecco. Allora, cosa abbiamo qui, cosa abbiamo qui? Una femmina 121! molto bene, riusciamo a bloccare anche lei da qualche parte per renderci la vita più semplice. Allora, vediamo se tipo riusciamo a farla scappare per di là. No, 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 cripto, cripto. Ah, mi sono dimenticata di mettere cripto in passivo, cribbio. Ok, cripto, stai buono per cortesia. Dov'è la creatura? Là. Bloccata? No. Peccato. Però vedo che si blocca abbastanza facilmente, il che è ottimo. Ah no, ora no, ora va verso l'acqua. Eh beh, giustamente, giustamente, non poteva andarci bene. Ah, forse era meglio se prendevamo il grifone, almeno gli continuavamo a sparare, no? Ok, ora andiamo dall'altra parte, perfetto. Facciamo avanti e indietro così, fino a quando, tizio? Sì, decisamente era meglio con il grifone. Era meglio con il grifone, dannazione a me. No, 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 dai, incastrati qua, incastrati qua. Dai, ti prego, ti prego. Ok, ti prego, dimmi che sei incastrato. No, 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 vedrai che ora si libera. Ma no, forse no, forse riusciamo a tenerlo fermo così. Guarda che forse riusciamo a tenerlo fermo così. Ah, perfetto, ok, perfetto. Sei incastrato con la testa di cripto, perfetto. Ah, però lo sta spostando. Lo sta spostando e addirittura, tizio, stai buono. Buono. Calmati. Oh, alleluia, alleluia, finalmente però. Oh, perfetto, abbiamo anche la femminuccia. Ottimo, dai, bene, 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 bene. No, ciao, bello spino. Ma che carino, ma ciao. Ma ciao. Sì, sì. Sì, sì, anche i rospi, anche i rospi. Sempre in questa zona desertica voglio assolutamente prendere anche i rospi.
Ma i rospi li posso far accoppiare? Non me lo ricordo, l'avevo letto. Non mi ricordo, lo devo andare a rivedere. Va bene, aspettiamo che anche la signorina qui si addomestichi, così abbiamo le nostre riserve d'acqua. Questo è anche già pieno, perfetto. Poi andiamo a terminare casetta e direi di poter dare il via anche a qualche accoppiamento. Cioè tipo la coppietta qui, la nuova coppietta la possiamo anche far riprodurre subito. Poi ci abbiamo anche gli Ecus e gli avvoltoi, non vedo l'ora di vedere schiudersi l'uovo di avvoltoio, che bellino. Noi stiamo andando in giro un po' troppo tranzolli, però fammi tirare fuori il fucile che non si sa mai. Non si sa mai. No, aspetta, ma io posso già bere? Cioè, se mi avvicino alla schiena della creatura mi dice bevi dell'acqua. Cioè, scusa? Sì, possiamo bergli l'acqua dalla schiena. Fa un po' schifo questa cosa, dire gli possiamo bere l'acqua dal dorso, dalla schiena. Però non importa, dai. Quantomeno sappiamo che funge molto bene. Visto che Genetto c'ha sete in continuazione, a me questa cosa piace molto molto. Cioè tipo uno ce lo mettiamo dentro casa praticamente, come animale domestico e come rubinetto ambulante. Aspetta, io avevo anche fatto la sella però. Ah no, l'abbiamo lasciata in qualche creatura nella base. Io avevo fatto le selle per tutte e due, perché in teoria questi ci dovrebbero essere utili per raccogliere da questi fiorellini, se non sbaglio. Erano questi, o forse un altro tipo di fiorellini. Comunque la seta dovrebbero aiutarci nella raccolta della seta, così ci possiamo fare anche noi il tutino per il deserto, che non mi sembra una brutta idea. Ah, si è domesticato, aspetta. Fammi... Mi ero allontanata un secondo. Ciao, finalmente abbiamo anche lei. Ma salve, bellissima. Guarda, la facciamo subito accoppiare, lei lo sa. Anche lei se ne va nella sfera poiché lilla. E possiamo andare finalmente a terminare casetta. Oh, eccoci qua, perfetto. Allora, vediamo di liberarne uno. Poi tra poco liberiamo anche l'altro, così non si addormenta. Ok, quindi se gli diamo la borraccia vuota e facciamo così, si riempie! Si riempie, che figo! Bene, ottimo, lo adoro. Allora, chi è che aveva le selle? Grifone? Non, aspetta, dove lo spostate? Ah, qui, eccole qui. Ok, vediamo di testare la bestiolina qui. Noi dove siamo? Ah, sul collo. Oh, ok. Ah, per essere grande e grossa, sinceramente è anche abbastanza veloce rispetto ad altre creature di queste dimensioni. Guarda come trotta. Ora, tipo, noi andiamo in acqua. Tipo, in acqua lui si è ricaricato? Sì, perfetto, è pieno d'acqua, pieno al 100%. Ok. In acqua, poverino, nuotando è ovviamente incredibilmente lento, ma vabbè. Eccoli, adesso noi abbiamo la nostra scorta d'acqua, perfetto. Poi dovrebbe raccoglierci un bel po' di bacche, in teoria. Sì, ne raccoglie. Speravo più un arcoberry, sinceramente. E qua mi sembra che non ce n'è, ma in teoria se troviamo quei fiorellini piccolini rosa, dovrebbe riuscire a raccoglierci un bel po' di seta. Inoltre dovrebbe aiutarci anche nella raccolta della linfa di cactus, che visto che ci serve per le costruzioni non mi sembra male. Ok, allora la nostra fonte d'acqua per ora la lasciamo qui. Vediamo di liberare anche l'altro. Oh, che bellini, poi siete di colore diverso. Voglio proprio vedere come nasce il cucciolo. Mettiamo la sella anche a lui, già che c'è. Allora, prima di arredare casa vorrei iniziare a mettere in accoppiamento appunto qualche creatura. Cioè tipo questi due, tipo subito. Perfetto, allora qua c'è amore nell'aria. E per l'Ecus no, mi sa che aspettiamo per non farci le solite cose, le solite corse tra una bestiolina e l'altra. Allora, intanto vediamo di allestire la cucina. Allora, direi che possiamo mettere tipo i frigoriferini di qua. Eccoli, due frigoriferi, poi... Allora, il cooking pot mi sa che lo piazziamo tipo qui. Così, perfetto. E qui ci mettiamo i soliti due fuocherelli per cuocerci un po' di carne all'occorrenza. Ok, perfetto, piccola, confortevole e con tutto quello che ci serve. Ah, l'ovetto è pronto, aspetta. Ah, vediamo, se lo lasciamo qua fuori l'ovetto come sta? Sì, incubazione, perfetto, 15 minuti. Yeah, che bellino. Allora, la cameretta è sempre molto grande per quello che in realtà ci occorre, ma non importa. Allora, mi sa che ci mettiamo i lettucci per di qua. Eccoli. Un armadio per di qua per i vestitini del Ginetto.
Poi boh, da questo lato non ho idea. Magari ci mettiamo un fuocherello, un caminetto, magari un caminetto, ecco. Che di notte nel deserto comunque fa freddino, eh. A proposito, speriamo che questo si schiuda prima che faccia buio, che altrimenti devo portarlo dentro casa. Non ci avevo pensato, Cribbio. Appunto, adesso ha troppo freddo. Adesso ha troppo freddo. Aspetta, mi serve legna per i fuocherelli dentro. Vediamo se gli basta un fuocherello, se ne vuole due. Ok, no, incubazione. Per ora un fuocherello basta. Per ora basta. Ricordiamoci di toglierli dall'accoppiamento, ti prego. Alla fine all'ovetto qui abbiamo dovuto accendere anche il secondo fuoco perché aveva freddo. Aveva freddo lui. Eccolo! Eccolo, ciao piccolo. Aspetta che ti spengo i fuochi. Aspetta che ti spengo i fuochi. Non ti bruciare. Ciao piccolino. Ciao piccolo, vieni per di qua. Fatti vedere in faccia e soprattutto usciamo. Aspetta, diamogli prima un po' di bacucce, va? Che non ci muoia subito di fame. Pucciolo, tu riesci a uscire, vero? Mal che vada usiamo le sfere poké, ma forse ce la fa. Forse ce la fa. Bravo Pucciolo, bravo. Ma guarda com'è adorabile. Ma è adorabile. Oh Pucciolo, sei meraviglioso e dolcissimo. Porca miseria, quanto mangia il piccoletto. Aspetta che li vado a prendere altre baccucce. Genitori, scusate, mi serve cibo. Mangia a una velocità incredibile vostro figlio. Ok, così dovrebbe essere a posto, giusto? Sì, perfetto. Mangiare, sta mangiando. Speriamo non ci muoia perché è veramente adorabile. Mentre questa adorabile creatura cresce piano piano, noi mi sa che andiamo a raccoglierci ancora un po' di materiali, così finiamo di fare questa zona, perché ho deciso che voglio fare in legno anche per di qua. E infatti abbiamo distrutto un po' di pavimentazione, ma me la devo studiare meglio. Dai, guardali, non sono carini. Ora qua ci mettiamo di no una porta doppia di qua, una porta doppia di là. Non ce n'è altri. Oh, viverna! Viverna! No, cosa brutta. Ah ok, se la sta prendendo con le pareti, non ce l'ha con noi, perfetto. Queste pareti hanno subito la rabbia di un sacco di creature. Dove è stato lanciato? Ma perché i miei cuccioli vengono tutti lanciati?